Oggi mormore al cartoccio. Gli ingredienti: per due persone due belle mormore freschissime, un grappoletto di pomodori ciliegino, una vrangatella di vongole veraci e un ciuffo di prezzemolo, due spicchi d'aglio. Prendete un foglio di carta argentata, mettete sul fondo appena appena un po' di pan grattato, un filino d'olio, aggiungete la mormora, nell'interno mettete un po' di sale, io metto normalmente il sale grosso, così, nella pancia mettete l'aglio e un ciuffo di prezzemolo, così proprio, senza neanche tritarlo. Mettete qualche vongoletta nella pancia, le altre intorno, diciamo 5-6 vongolette, 8 per ogni pesce, e disponete quindi dei pomodorini ciliegino tagliati a metà, in questo modo. Ancora un po' di pan grattato nella parte superiore, un filino d'olio, se vi basta un foglio di carta alluminio bene, altrimenti ne mettete una sopra, in questo modo, e quindi sigillate il vostro pacco dono. Fate la stessa operazione anche per l'altra mormora, che aspetta di essere anche lei impacchettata. Preriscaldate il forno a 180 gradi. Disponete i due fagottini all'interno di una teglia. Il forno è caldo, inforniamo sopra sotto, 180 gradi, una mezz'oretta. E per non farci mancare nulla, ci facciamo anche un sodo di vongole. Ecco, buttiamo dentro le vongole, mettiamo sul fuoco e aspettiamo che si aprano. Dentro ci ho messo soltanto un po' di aglio e un po' di peperoncino. Appena si aprono, un po' di prezzemolo e sono pronte. Le vongole sono aperte, un po' di prezzemolo ed è pronto il sodo. Eccola qua, scartocciata la prima. Un profumo intensissimo. Ed eccola impiattata. E ora facciamo il grande sacrificio di mangiarlo. A tutti, buon appetito! Mormora al cartoccio. Era brava.